Volevo presentarvi il nostro ospite, è il vicepresidente della Croce Rossa cinese. Oggi vedete che anche il mio approccio nei vostri confronti è molto cambiato, perché i primi consigli che colui che ha gestito in maniera diretta la crisi di Wuhan ci ha dato è che è stupito di come ci sia troppa gente ancora per le strade, è stupito di come troppa gente si serva del trasporto pubblico, è stupito del fatto che così poca gente porti le mascherine. I suoi primi consigli, e adesso li dirà esplicitamente lui, sono che le misure sono troppo poco rigorose. Che se non cambiamo il modo di affrontare questo problema, il virus continuerà a circolare. Prego, Mr. President. If you want to say something about what he believes that is true to do. Okay. It is my great pleasure to meet the media. È un piacere incontrare i media, è un piacere incontrare i media. 现在我们遇到的情况跟两个月之前的中国的武汉的情况是一样的。 What you are experiencing right now is similar to what we had in the city of Wuhan in China, the epicenter of COVID-19. Quello che stiamo affrontando ora è simile a quello che è stato affrontato dai cinesi a Wuhan, epicentro di COVID-19. It is the same of that 2 months ago. 大量的人员被确诊出来，还有一些患者进了医院，还有一些病亡。 It shows right now a large number of confirmed cases, a large number of patients in the hospital and a large number of deaths. C'è un ampio numero di pazienti negli ospedali, un ampio numero di persone quindi ospedalizzate e un ampio numero di persone che sono purtroppo decedute. 很多人可能问，这是好事吗？ 这是灾难吗？ 我认为这是好事。 People are starting to ask the question, is this a good thing or is this a disaster? To me, it could mean that this is a good thing right now. Questo sta facendo pensare alle persone che possa essere una cosa positiva o che possa essere un disastro. E per noi questa cosa potrebbe essere anche positiva. 为什么是好事呢? 是因为我们已经走向了一个国际通行的传染病管控的规则。 The reason why I say it is a good thing, because we are moving toward international practice on the control of infectious diseases. Il motivo per cui è una cosa positiva è che si sta ora muovendo verso un sistema internazionale di gestione di questa malattia. 如果管控就会暴露出他已经感染的人群，我们就叫应发现尽发现。 就必须要暴露出已经患病的人员，就必须要暴露出已经没有办法治愈的人员。 If we are not starting the control and quarantine measures, it is possible for us to find out the people who have been infected by COVID-19. It could give us light and give us exposure to people who have been infected and to provide them with the diagnosis and treatment. Se vengono aumentate le misure di quarantena, diventa più facile andare a identificare le persone esposte, le persone da trattare e le persone che quindi possono ricevere un miglior trattamento in questa risposta alla malattia. 武汉封城以后是用了一个多月的时间才实现了应收尽收、应救尽救，才走向了它的峰值。
in the city of Wuhan. It is 1 month after the policy of locking down the city of Wuhan. After 1 month of that, we can realize the hospitalization and treatment of all patients of COVID-19. And it is after 1 month that we adopted the lockout policy that we realized and reached the inflection point or the summit point of the disease. È stato dopo un mese di blocco completo, di quarantena completa della città di Wuhan e che gli ospedali hanno potuto iniziare a trattare veramente i pazienti e ridurre così il numero di persone e abbassare, effettivamente superare il picco della patologia. 但我很快发现了问题，因为我刚从帕多瓦过。米兰是我们意大利国内疫情最重的一个城市，但是我发现这里的封锁令或者管控令是非常宽松的一个城市。我看到了它的公交车还在运行，我看到了它的人还在运行，我看到酒店人还在聚会，我看到很多不戴口罩的。 But right now, I'm discovering and finding many of the problems of locking down of the city. We just came from the city of Padova in the region of Veneto, but I find here in the city of Milan, which is the hardest hit area of COVID-19, and you are not having very strict lockout policy of the city because the public transportation is still working and people are still moving around and you're still having like dinners and parties in the hotels and you're not wearing masks. Dopo una prima valutazione, una prima missione alla città di Padova, si sono mossi qui a Milano e hanno visto nell'area più colpita, nella regione più colpita, che purtroppo le policy non sono ancora così strette secondo i loro standard. Le persone non stanno ancora vestendo maschere, ci sono ancora troppe persone in giro e soprattutto il trasporto pubblico è ancora attivo. E si mangia troppo nei ristoranti e negli hotel. 我们必须要明白，这是一场没有旁观者的战争，不仅仅是靠政府一方的努力，靠医务人员一方的努力，我们必须全民要自觉的要维护来之不易的封城，这样，我们可以说是为了保护生命所必须采取的措施。 I believe in this fight against COVID-19, no one is there just to stand by it. We need not only the government, not only the medical personnel, we need everybody in the city, every citizen, to be involved and follow this very strict lockout policy. Nella risposta COVID-19 nessuno sta solamente a guardare. Tutte le persone, il governo, le strutture operative, ma soprattutto ogni singola persona, devono essere parte di questa macchina. Devono essere persone che possono a questo punto avere delle misure di sicurezza molto elevate, delle misure di chiusura molto elevate per prevenire questa diffusione e per rallentare la diffusione. 我们必须要让时间停下来，让我们正常的一种经济停下来。 让人的平时我们喜欢的这种人际的交往停下来，可以说让生活宅在家里头，全力以赴的为保护生命。生命是最值得大家付出所有代价的。Right now, we need to pause the time. We need to stop all economic activities and we need to cut the mobility of people. All people should be staying at home for quarantine and we need everybody to be fully geared and fully prepared for the protection of lives because the lives of our people is the most important matter right now. Ora è il tempo di chiudere le attività, di chiudere il movimento, di restare a casa, di avere le persone che siano completamente coscienti, che devono essere preparati per rallentare questa epidemia. Non muovendosi e restando a casa. E chiudendo tutte le attività. 面对的生命，我们别无选择。 We do not have a second choice in front of lives.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Non c'è una seconda scelta di fronte alla vita. Grazie. See you later. Thank you. See you later. See you later. I go on to speak a little bit. Sì. Allora, ecco, questo mi sembra che sia privo di ogni commento. Chi ha vissuto conferma quello che è assolutamente necessario fare. Quindi bisognerà chiedere al nostro governo che vengano emessi provvedimenti ancora più rigorosi di quanto non sia stato fatto fino ad oggi. Io credo che ci sia poco da aggiungere, se non la polemica che si è innescata questa mattina legata all'ospedale da campo che deve essere realizzato a Bergamo. Oggi pomeriggio verrà data la conferma del fatto che i lavori riprenderanno, l'ospedale verrà realizzato perché siamo riusciti a recuperare un gruppo di medici che potranno andare a svolgere la propria attività e a rendere pertanto efficiente e efficace l'ospedale in questione. Io credo che forse c'è stata qualche affermazione un po' ruvida, ma credo anche che la tensione sia la causa di tutto. Credo che si possa arrivare ad una assoluta, una dichiarata assoluta volontà di realizzare quell'ospedale. È chiaro che fin tanto che non avevamo la certezza di poter trovare dei medici era inutile realizzare una cattedrale nel deserto. Adesso che si è avuta questa conferma, i lavori oggi riprenderanno. Sì, beh, lo annuncerà l'assessore nel pomeriggio che i lavori potranno riprendere. Sta facendo gli ultimi controlli sul personale, ma la volontà è quella. Dopo quello che ci hanno detto, che noi in fatto già sapevamo comunque che ci stanno dicendo, che quante linee del Presidente sono ormai di un'opinione di questo, che noi ci sono una piccola parte dei contagiati della nostra regione, la domanda è che cosa stiamo aspettando? Cioè che cosa si aspetta? Che cosa aspetta? Che cosa può succedere ancora? Cioè così non si può continuare un giorno. La Lombardia non è il Lazio, non è la Puglia, non è la Campania. Che cosa si aspetta? Non si deve aspettare più niente, si devono prendere le decisioni che ci sono state suggerite da chi ha vissuto questa esperienza e da chi è riuscito a sconfiggere il virus, quindi mi sembra che non ci siano alternative. Oggi parlerò sicuramente con Oggi certamente parlerò col Presidente del Consiglio e cercherò di capire che cosa si possa fare nel più breve tempo possibile. Chiederà una, Chiederò che si prendano i provvedimenti, che ci sono stati suggeriti. Auguri a tutti i papà, in modo particolare ai medici, agli infermieri, agli trasportatori delle Croce Rosse, a tutti coloro che stanno lavorando in modo indefesso. Auguri a tutti.